maestro, siamo nel chiostro adiacente alla chiesa di San Fortunato, dove questa sera lei dirigerà lo Sabbath Mater di Rossini con le parole di Jacopone da Todi, uomo nella città del mistico. Che emozioni le danno questa occasione? Questo è proprio il caso in cui si va oltre l'emozione e si vive il sentimento. Io ho un rapporto mistico nel senso proprio puro del termine con la musica, con la parola. Per me le parole sono importanti, ho paura ad usarle anche con te adesso. Non basta l'emozione, l'emozione è la parte più superficiale, quindi è l'impatto, una città così bella, un posto così bello. Poi però sai, da uomo di studio penso a quanto sia importante, quanto sia fortunato e quanto la musica ci dia una fortuna a tutti di portarci e di poter approfondire, no? Siamo nel francescano, in uno dei rari francescani puri che ci sono in Europa, e non so neanche dove girarmi, sono proprio come un bambino sperso, è solo una cosa, sono un po' più piccolo. Lei non è la prima volta che è venuta a Todi, vero? So che ha già visitato e ha già suonato poi qua. No, io dagli anni 90 che la frequento, poi nel 2016 ho fatto l'ultimo concerto del mio recital per pianoforte, credo l'ultimo festival. Non so se l'avete fatto ancora. Fatto. Ah, beh, meno male, sennò dicevo gli ho portato pure, ma gli ho detto, ma no, è bella Todi. Poi a me piace fare i giochi. Todi è fondata per l'aquila con lo stendardo che arriva. Il mio nome, l'ettimo del mio nome vuol dire aquila, quindi un po' come se mi fossi posato dove. È a Todi questa sera con la sua orchestra. Come si trova in questa veste di direttore? Ma io sono un direttore, non mi trovo. Siete voi che continuate a pensare, dovete smettere di dire che sono un pianista. Non lo sono mai stato, suono il pianoforte, i direttori devono suonare il pianoforte. Io faccio una battuta, ogni volta che dite pianista muore un pianista vero, bisogna smettere. Io metto tutto me stesso, certo studio il pianoforte da tutta la vita, però non mi devo trovare, io faccio da quando sono piccolo. Sono un direttore d'orchestra che scrive la musica e suona il pianoforte se ce n'è bisogno e non c'è nient'altro. Sono d'accordo. Ha calcato moltissimi palchi. Ha un sogno nel cassetto per il futuro? Sì, dare una casa alla mia orchestra, a questo progetto di donne e uomini da tutta Europa, che vanno dai 23 ai 65 anni, che vogliono fare la musica e portare la musica, a credere nella musica, e non è un sogno, è al di là del sogno, che qualcuno ti trovi una casa è il modo per continuare a portare musica senza ansia, ma come si fa a casa, perché noi abbiamo creato casa qui oggi. Senta, per quanto riguarda invece la cultura, si investe abbastanza nella cultura secondo la sua esperienza? Non si investe mai abbastanza, non è che c'è un più o meno, mai abbastanza, perché investire in cultura vuol dire investire sul futuro di tutti, senza un'età, vuol dire creare una società che si ascolta. Vuol dire una società che si stupisce, vuol dire che è una società che ricorda ciò che ha fatto male e se vede che sta andando male prova a correggere il tiro. Non è, sai, la memoria è fondamentale e la cultura è una forma di memoria, ma non vuol dire per non ripetere. Si può cadere negli errori, ma fare in modo di correggere il tiro con dolcezza. Sono d'accordo. Lo stato dell'arte in Italia? Una fotografia, lei che lavora così. Le persone ne hanno voglia dell'arte, hanno voglia dell'ars, cioè di quel fuoco unito al tecnes, a chi il fuoco lo sa fare, ha voglia di stupore, ha voglia di sapere.
quindi vuol dire che lo stato dell'arte delle persone può fare, può esistere, ma se noi tutti, persone di responsabilità, persone al comando, in ogni modo mi metto in mezzo io, non ci spendiamo per dare questa possibilità, ecco, siamo messi male. Quindi in qualche modo il negare questo vuol dire non ascoltare quel famoso popolo, che voi non ho capito cosa sia, per me sono le persone.